Seconda parte del telegiornale dedicata alla cronaca Sicilia nella morsa degli incendi da Palermo a Messina. Secondo il capo della protezione civile questi incendi sarebbero di natura dolosa. In azione anche i Canadair per spegnere gli incendi che hanno lambito alcune abitazioni private. C'è il forte dubbio della matrice dolosa negli incendi che stanno caratterizzando gli ultimi giorni nelle province di Palermo e Messina. A confermarlo è stato anche il capo della protezione civile Calogero Foti, che ha parlato di fiamme di origine dubbia, in gran parte dolosi. Situazione particolarmente difficile a Palermo, che continua ad essere aggredita dalle fiamme, e anche quella appena trascorsa è stata una nottata impegnativa per i vigili del fuoco, seppure la situazione è meno grave nelle ultime ore. Interessata dagli incendi anche stamane, in particolare la zona di Montecuccio, dopo che per ore squadre dei vigili del fuoco e Canadair hanno dovuto contenere i fronti di Baida, quelli tra Via Ruffo di Calabria e la Falconara, e ancora Monreale e altri focolai di macchia mediterranea a Caccamo e Giardinello. Anche il messinese è particolarmente interessato agli incendi alimentati dal forte vento di scirocco. Nella notte paura a Santo Stefano di Camastra per le fiamme che sono arrivate alle porte del paese, dove ci sono numerose abitazioni ed aziende agricole. Ingenti i danni su tutto il fronte nebroideo: Tusa, Retano, Pettineo, Motta d'Affermo, in fumo ettari di macchia mediterranea. Chiuso al traffico anche un tratto della strada statale 117 Centrale Sicula tra Mistretta e Nicosia, fiamme anche nella zona di Spadafora, con la chiusura al transito per qualche ora anche dell'autostrada Messina-Palermo. E pugno duro ha chiesto il WWF Sicilia in un appello alla regione per riunire tutte le forze in campo contro gli incendi che stanno devastando l'isola, prevenendo le azioni criminali dei piromani.